Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6, cerimonia di apertura della Porta Santa. Questa mattina a Pescara, all'interno della chiesetta di Madre Teresa di Calcutta, presso la Cittadella della Carità di Via Alento. Rito officiato dall'Arcivescovo della Diocesi di Pescara e Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. Paolo Renzetti. Eccellenza, qual è l'importanza e il significato di questa apertura della Porta Santa proprio nella Cittadella della Carità? Ma il significato è senza dubbio di grande attenzione alle opere di misericordia. Qui è il luogo dove si sperimentano più di ogni altro luogo il dar da mangiare agli affamati, il dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i pellegrini. Sono tutte opere di misericordia corporale. E allora abbiamo deciso che una porta potesse essere qui, ma non solo per lucrare l'indulgenza, ma anche per ricordare sempre al cristiano che deve essere continuamente in atteggiamento di conversione, che il suo amore deve essere verso gli ultimi, i piccoli, coloro che ne hanno particolarmente bisogno, così come del resto Papa Francesco ci continua a ricordare. Una cittadella dell'accoglienza che è un po' il simbolo proprio dell'accoglienza che la Chiesa ha verso gli ultimi. Sì, abbiamo concepito questo luogo proprio come luogo di accoglienza già molti anni fa, era nel desiderio anche del mio predecessore, Monsignor Cuccarese. Finalmente abbiamo potuto realizzarlo con, direi, qualche sacrificio e anche il contributo di tante istituzioni buone che ci hanno dato una mano, in primis la Conferenza Episcopale Italiana, e finalmente qui molte persone vivono questa dimensione del servizio, vivono questa dimensione dell'amore per gli altri, vivono questo gesto di carità che certamente e di volontariato che certamente è molto importante. Colpo da 70.000 euro alla Banca dell'Adriatico di Tagliacozzo. I ladri, da quanto appreso, hanno legato lo sportello del bancomat ad un furgone con una fune e lo hanno scardinato e trascinato lungo la strada. Nel tentativo di fuggire, i ladri hanno danneggiato anche alcune vetture parcheggiate. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione. Sono ancora in corso le ricerche dei malviventi. In strada sono stati ritrovati dai militari alcune parti del computer del bancomat di cui i ladri si sono disfatti. E lavori del valore di 2 milioni di euro, ma solo in parte effettuati, per il consolidamento post-sismico del ponte Madonna del Ponte. Quanto emerso da una nuova inchiesta della Procura di L'Aquila, che ha portato a 5 avvisi di garanzia e al sequestro di oltre 380.000 euro. Vediamo. 5 indagati e sequestro di 883.000 euro da parte del compartimento di polizia giudiziaria della stradale dell'Aquila. È l'esito dell'inchiesta sull'appalto per le opere di consolidamento post terremoto del ponte Madonna del Ponte sul Fiumaterno in località Borgo Rivera all'Aquila, poco distante dalle 99 cannelle dalla stazione ferroviaria. La spesa complessiva dell'intervento, iniziato nel settembre 2009 e concluso almeno formalmente nel luglio del 2010, anche se il ponte venne aperto d'urgenza dalla provincia già nel dicembre di 6 anni fa, è stata di 2 milioni di euro. Lavori eseguiti dalla ditta Coggia di Bazzano, che fa parte del gruppo Palmerini. Secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli, le lavorazioni previste dall'appalto non sarebbero state effettuate o effettuate solo parzialmente. Su provvedimento del GIP Guendalina Bucella si è proceduto dunque al sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di denaro per lavorazioni accertate come mai effettuate da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto. E sono stati notificati 5 avvisi di garanzia a 2 imprenditori e a 3 dipendenti dell'amministrazione provinciale dell'Aquila. Tra una settimana, su richiesta delle difese, è stato fissato un incidente probatorio. L'inchiesta è partita a seguito della remissione dell'incarico da parte del collaudatore, incaricato della verifica tecnico-amministrativa delle strutture consolidate. Il tecnico lasciò l'incarico per mancanza del deposito degli elaborati strutturali al Genio Civile e del previsto collaudo statico. Ed ora passiamo alla politica. Critiche sono state espresse dai consiglieri regionali di Forza Italia, Febo e Sospiri, alla politica economica e sanitaria della Giunta D'Alfonso. Ascoltiamo.
Molte chiacchiere, molte promesse, nulla che si capisce venga realizzato, quindi abbiamo forti critiche da muovere a questo documento, a cominciare da non averci detto se la tassazione diminuisce o rimane una delle più alte in Italia. Questo credo che sia già un primo problema. Non ci viene detto nulla sugli investimenti, sulle infrastrutture e su quelle che sono le problematicità che giornalmente vengono evidenziate in Regione Abruzzo e soprattutto da questo governo regionale, così come non abbiamo notizie circa ciò che si vorrà fare in sanità, se non la certezza che si farà un nuovo ospedale, così come sui grandi temi che riguardano i porti o le altre infrastrutture, l'aeroporto d'Abruzzo, non mi sembra ci siano indicazioni se non alcuni accenni, ma che non ci dicono dove stanno le risorse, per non parlare delle promesse fatte sul dissesto idrogeologico, dove i fondi, a domanda secca fatta in commissione ieri, l'assessore ha dovuto ammettere che a oggi non c'è copertura finanziaria. Noi 6 anni fa siamo entrati in Regione Abruzzo e abbiamo trovato un terremoto, un dissesto finanziario e economico di oltre 4 miliardi e non abbiamo fatto nessun mutuo. Oggi loro hanno una situazione molto migliore rispetto alla nostra, hanno trovato un bilancio in ordine, hanno trovato la sanità in equilibrio e vogliono fare un mutuo di 100 milioni per poter fare quello che stanno facendo in alcuni casi, feste, festarelle e porchette, perché hanno bisogno di liquidità. Noi riteniamo che quel mutuo è un danno all'economia abruzzese, è un danno soprattutto per le nuove generazioni che si troveranno ancora di più indebitate inutilmente. All'Aquila Giovanni Cocciante, ex sindaco di Rocca di Mezzo, prende il posto in giunta come assessore al bilancio di Lelio De Santis, allontanato dal sindaco Massimo Cialente. Giovanni Cocciante sarà il nuovo assessore al bilancio del comune dell'Aquila. Classe 1948, a lungo sindaco di Rocca di Mezzo, esponente dell'Italia dei Valori. Il nuovo componente della giunta prende il posto di Lelio De Santis, anche lui Italia dei Valori, defenestrato il 5 novembre scorso, dopo mesi di scontri con il sindaco Massimo Cialente. E il primo cittadino, con fair play a posteriori, ha ringraziato De Santis e spiegato come al nuovo assessore siano state attribuite tutte le deleghe di cui era titolare il precedente. Non solo bilancio, ma anche tributi, programmazione economica, politiche per lo sviluppo dei turismi, servizi anagrafici, gestione del patrimonio, affari generali e istituzionali e usi civici. Una scelta obbligata, quella di Cialente. Dopo la cacciata di De Santis, il sindaco ha dovuto accettare l'indicazione di sostituto a loro gradito da parte dei due consiglieri comunali del partito, Giuliano Di Nicola e Adriano Durante, numericamente necessaria alla tenuta della traballante maggioranza di centrosinistra. E cosa si può fare per il turismo? Il turismo è una sfida che la interessa? Il turismo, certo, basta pensare al Gran Sasso, non ci vuole molto per capire cosa si può fare. Sul Gran Sasso cosa pensa di questo piano di sviluppo? Ecco, io non lo conosco a fondo perché mi insedierò oggi e mi farò dire, però ho sempre seguito le vicende ovviamente dell'Aquila e spero ovviamente, quello che ho pensato però l'ho esternato in varie occasioni pubbliche. Per esempio ho sempre ritenuto, io che vengo dall'altipiano delle Rocche dove ci sono due stazioni sciistiche, che per come è fatta adesso, con la fotografia si può fare del Gran Sasso, non è sciabile, non è fruibile, perché è troppo ventoso, secondo me. L'ho detto pubblicamente tante volte, davanti alle telecamere, ripeto, quello che è il mio concetto che ho espresso da tanti anni. Lasciamo la politica, inaugurata la nuova sala multimediale del reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. Intanto il direttore generale della ASL Damario lascia l'Abruzzo per andare a ricoprire il ruolo di subcommissario in Campania. Inaugurata questa mattina all'ospedale civile di Pescara la nuova sala multimediale del reparto di terapia intensiva e rianimazione. A fare gli onori di casa il direttore generale della ASL Claudio Damario, che lascerà fra pochi giorni l'Abruzzo per andare a ricoprire il ruolo di subcommissario della sanità in Campania. L'aula multimediale è importantissima perché la medicina cresce anche quando ci si scambiano le idee, si riesce a fare un lavoro di squadra, stabilire delle linee guida comuni, quindi delle basate sulle evidenze, e qui sicuramente anche questo è un momento di risparmio perché fare appropriatezze significa avere delle linee guida le migliori possibili. Questa diventerà un polo di aggregazione
professionale che riguarderà non solo la rianimazione ma tutta l'area critica, quindi dal 118 al discorso della grande emergenza cardiologica, delle reti cliniche di emergenza. Un riferimento provinciale ma anche regionale, perché in questa nostra realtà di Pescara afferiscono oltre il 70% delle emergenze regionali, quelle di grande diciamo, problematica, criticità. Io parlo sempre dei cosiddetti politraumi e comunque delle situazioni di gravissima emergenza, e afferiscono il 100% delle emergenze pediatriche, perché questo è l'unico ospedale che dispone di una rianimazione pediatrica strutturata. Indubbiamente sono onorato di questo incarico prestigioso, so che è una grande sfida, perché insomma, anche la campagna come l'Abruzzo dal 2007 è in piano di rientro e a differenza dell'Abruzzo insomma, lì c'è ancora tanto da fare, perché anche i numeri sono grandi, stiamo parlando di circa 6 milioni di abitanti, insomma. Qualche centinaio di migliaia di dipendenti, insomma, quindi sicuramente ci sarà da lavorare tanto, quindi io cercherò di dare il mio contributo. Sicuramente questi 7 anni di commissariamento ci hanno insegnato tante cose, quindi quel poco che siamo riusciti a implementare, nel senso anche dal punto di vista tecnico-professionale, penso che possa essere utile a qualche altra regione, insomma. Emergenza amianto in Abruzzo, migliaia sono infatti le tonnellate del pericolosissimo materiale ancora da bonificare. L'Osservatorio Nazionale Amianto, vista l'emergenza, ha lanciato una campagna di mappatura di siti contaminati e una campagna di supporto alle amministrazioni comunali per finanziare ed effettuare le bonifiche. Un'emergenza invisibile, pressoché dimenticata, è quella dell'amianto, materiale killer che uccide 5.000 persone l'anno, disperdendo in atmosfera invisibili particelle capaci di provocare tumori e malattie polmonari. L'amianto è stato bandito da 20 anni, ma anche in Abruzzo ci sono ancora migliaia di coperture di siti industriali e capannoni e pertinenze agricole, per non parlare delle discariche abusive, che andrebbero bonificate con urgenza. Ma i costi per i cittadini e comuni sono spesso proibitivi. Da qui l'iniziativa dell'Osservatorio Nazionale Amianto, con la costituzione di una Guardia Nazionale che anche nella nostra regione ha già cominciato a battere a tappeto il territorio per mappare tutti i siti contaminati e soprattutto per affiancare le amministrazioni locali nella pianificazione e nel finanziamento delle bonifiche. Al nostro microfono Massimo Lombardo, referente abruzzese dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Esiste un'emergenza amianto in Abruzzo, così come in tutte quante le altre regioni d'Italia, essendo l'Abruzzo una regione a vocazione agricola in alcuni punti. Abbiamo molti capannoni con coperture in amianto che risultano essere oggi in uno stato di degrado abbastanza interessante. Quindi le particelle di amianto possono tranquillamente aerodisperdere e quindi andare a contaminare un'area piuttosto vasta. Riunione dell'Osservatorio Nazionale Amianto con la persona del presidente, dell'avvocato Ezio Bonanni e dell'ONA Abruzzo, stiamo lanciando una campagna per coadiuvare le attività degli enti locali nella agevolazione di enti pubblici e aziende private nello smaltimento, perché la vera soluzione al problema è rimuovere l'amianto dalle coperture e da dove oggi è installato. Tra i comuni che hanno già aderito, quello di Montereale in provincia dell'Aquila, teatro di un convegno che vedrà la partecipazione di studiosi di livello nazionale e rappresentanti istituzionali regionali per fare il punto sulle azioni concrete da mettere in atto per affrontare una volta per tutte questa emergenza. Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, ha ricevuto il riconoscimento come abruzzese dell'anno dall'Associazione Ambasciatori della Fame. Vediamo. Il premio Zimei cambia nome ma non spirito per trasformarsi nel premio all'abruzzese dell'anno e per il 2015 come primo premiato è stato scelto il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini. A lui, come più alto rappresentante dell'Abruzzo all'interno delle istituzioni repubblicane e alla sua carriera politica, è stato destinato il riconoscimento dell'Associazione Ambasciatori della Fame che Legnini ha voluto dedicare ai giovani abruzzesi. Sono grato per questo riconoscimento che ovviamente dedico alle aspirazioni dei giovani abruzzesi. Bisogna coltivare passione, bisogna dedicarsi
al bene comune, bisogna esprimere il massimo della propria energia, della propria ambizione per costruire un futuro migliore per ciascuno di noi e per questa nostra terra così bella che merita molto di più. Questo è un premio che andrà di anno in anno agli abruzzesi che rendono onore alla propria terra e io credo che uno che è vicepresidente del CSM, che ha comunque avuto una lunga carriera, una lunga militanza politica, al di là delle appartenenze, non sia che meritevole di questo riconoscimento, insieme agli altri, al generale Di Paolo, a Monsignor Antonini, al grandissimo direttore d'orchestra Renzetti, che è uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, e insieme a tutti gli altri. È una giornata in cui, come si può vedere anche dalla sala, si riuniscono per un giorno quegli uomini, diciamo, che per merito e anche per fortuna hanno scalato ognuno nel proprio campo i vertici della propria vita e si avvicinano invece a quelli che hanno ancora la sofferenza del quotidiano. Appalti, trasparenza e legalità sono stati questi i temi del forum tenutosi ieri pomeriggio all'Aurum di Pescara. Il servizio è di Alfredo Primante, le interviste di Paolo Renzetti. Battere la corruzione che costa al nostro paese almeno 70 milioni di euro l'anno. Delle misure per contrastare un fenomeno ormai atavico in Italia se ne è discusso nel forum organizzato da Olympia Agency in collaborazione con The European House Ambrosetti, organizzato all'Aurum di Pescara con il titolo Appalti pubblici e legalità. In platea buona parte del mondo imprenditoriale e politico abruzzese. Sul palco ospiti tra gli altri l'amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile e il vicepresidente nazionale dell'ANCI, nonché presidente dei costruttori romani Edoardo Bianchi. Quest'ultimo ha indicato nella semplificazione la via d'uscita dal tunnel della corruzione e dell'illegalità. Il tema penso che sia attuale in tutta Italia, è un tema che poi non riguarda solo i lavori, riguarda tutti i comparti produttivi, riguarda anche i servizi, le forniture, è un tema in generale. Per noi dell'edilizia, per il comparto nostro, c'è una legge delega che sta andando in Parlamento adesso, entro il 18 aprile deve essere approvata e quindi sicuramente è un'occasione importante per dare un contributo in termini di trasparenza. Tale diffusione di corruzione può succedere da qualsiasi parte, è giusto che si vada a fondo, è giusto che la si estirpi senza guardare in faccia a nessuno. Ci dobbiamo trovare di fronte a un'amministrazione più snella, più semplice, perché poi nella farraginosità c'è qualcuno a cui viene in mente di non giocare rispettando le regole. Avete organizzato questo importante e interessante convegno a Pescara per parlare di trasparenza e legalità. Perché su Pescara e quindi in Abruzzo? Abbiamo pensato che fosse in questo momento anche giusto portare, chiamiamola cultura, portare il pensiero, portare argomenti di discussione anche all'infuori delle solite location che già hanno avuto l'Expo o per Roma hanno il Giubileo. Nuova riorganizzazione sul territorio del WWF Abruzzo che punta ad una presenza ancora più capillare sul territorio. Luciano Di Tizio, il WWF si riorganizza sul territorio per una presenza ancora maggiore e più radicata. Abbiamo diviso il territorio in quattro zone omogenee, sono quattro territori: Chieti Pescara, Abruzzo Montano, Teramo e Costa Teatina e Zona Frentana. Sono quattro aree che coprono per intero il territorio regionale e in questa maniera saremo sempre più presenti e sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente. Tante le battaglie che in questi anni avete portato avanti per il bene della regione. E purtroppo sì, perché ci piacerebbe non doverle fare in battaglia, ci piacerebbe avere una classe politica attenta ai temi dell'ambiente e ci piacerebbe limitarci a dire guardate quanto è bella la nostra oasi, andiamo a vedere la natura così com'è. Invece dobbiamo difendere la natura, dobbiamo difenderla da mille attacchi, a cominciare dalla petrolizzazione, ma a proseguire sul problema dell'inquinamento dei fiumi e del mare. Insomma, se ci mettiamo a fare l'elenco siamo qui per i prossimi 20 minuti e non finiamo. WWF è sempre in primo piano però per la difesa anche della natura in Abruzzo. Certamente. La difesa della natura continuerà e tutte le battaglie e le campagne che abbiamo fatto continueranno, non ci fermiamo su nessuna, non torniamo indietro su nessuna delle nostre campagne. Ci occuperemo del mare e degli oceani, ci occuperemo del clima, ci occuperemo del cibo, ci occuperemo di tantissime cose. Avrete parecchie sorprese nel prossimo anno, l'importante è seguirci perché il WWF con i suoi numerosi soci, e speriamo diventino sempre di più, potrà fare parecchio per migliorare questa regione.
L'associazione di ipovedenti Bambun, in collaborazione con l'ASL di Teramo, l'Università, la Fondazione Tercas e l'Ufficio Scolastico Provinciale, ha organizzato l'iniziativa Nei tuoi occhi, una settimana di eventi per provare a vedere il mondo con gli occhi di chi non ci vede. Come nasce questo progetto e come viene coinvolta l'ASL di Teramo? Noi siamo stati coinvolti dall'associazione Bambum che ha presentato questo progetto. L'ASL partecipa con diversi convegni a cui presenzieranno il nostro reparto di oculistica con tutto il suo staff e tutti i suoi medici che ne fanno parte. Lo spunto viene da un film girato nel 2014 che vede coinvolti addirittura i teramani che hanno avuto problemi in tal senso di cecità o di ipovisione, sopravvenuti già alla nascita o direttamente poi negli anni successivi. E quindi un modo diverso di vedere la vita, un modo diverso di approcciarsi con la vita, probabilmente sotto qualche aspetto anche forse in maniera più profonda rispetto a chi riesce ad utilizzare questo senso, la vista, rispetto agli altri. Chiaro che guardandola nell'interezza del paziente non possiamo non tener presente quelle che sono le difficoltà di inserirsi forse non nella famiglia ma nel mondo della scuola, nel mondo della società e di conseguenza nel mondo del lavoro. Pietro Albino Di Pasquale, lei è l'organizzatore dell'evento nonché il regista del film. La cosa più importante da sottolineare? È una settimana di incontri all'università che sono importantissimi perché ci permettono di capire come possiamo guardare il mondo da un altro punto di vista e quindi utilizzando i sensi, l'olfatto, il gusto, il tatto, ci permettono di conoscere il mondo che ci circonda a volte molto di più che semplicemente con la vista. E quindi per tutti coloro che verranno e parteciperanno agli incontri troveremo insieme un modo diverso di guardare il nostro mondo. La scuola oltre l'architettura. È stato questo il titolo scelto per la prima giornata di un ciclo di convegni e dibattiti organizzati dall'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Galiani di Chieti, che quest'anno festeggia il suo 150° anniversario. Per l'occasione è stato anche presentato il nuovo coro della scuola composto da soli alunni. Vediamo. Sono 700 gli iscritti al Collegio dell'Ordine dei Geometri di Chieti, di cui 400 vivono di libera professione. Il 52% dei diplomati negli istituti tecnici andrà nel mondo del lavoro e non all'università. Solo il 4% si iscriverà all'ordine professionale, complice anche la crisi del settore dell'edilizia, nonostante l'emergenza di dissesto idrogeologico e del recupero del patrimonio edilizio. Queste le riflessioni emerse nel corso della giornata che l'Istituto Galiani d'Esterlich ha voluto dedicare alla scuola oltre l'architettura nell'ambito delle celebrazioni del suo 150° anniversario. Oggi abbiamo aperto il 150°, quindi questo grande evento, e l'abbiamo voluto strutturare su 4 giornate a tema. Questa prima giornata riguarda il corso geometri e il corso di grafica, quindi la scuola oltre l'architettura. Nel senso che oltre alla bellezza dell'istituto vogliamo rimarcare che i ragazzi nella scuola devono seguire un percorso importante, un percorso di vita, di studi, un percorso dove incontrano occasioni e si aprono la mente per incontrare il loro futuro. La giornata è stata impreziosita dall'omaggio alla Francia e alla sua capitale Parigi, ferita dagli attentati terroristici del 13 di novembre, offerto dal nuovo coro del Galiani, composto da alunni della scuola, diretto dal maestro Mauro Cerritelli e coordinato dalla professoressa Roberta Dell'Elice. E tra gli eventi organizzati in occasione di queste festività natalizie sono 60 quelli inclusi nel cartellone del Natale 2015 di Pineto. Domani l'inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Andrea Costantini.
Creto Pallini, il comune di Pineto ha varato un cartellone per gli eventi estivi, eventi che a dire la verità sono già partiti, però ora si entra nel vivo con alcune iniziative in particolare. Una serie di eventi, sono circa 60, l'evento clou diciamo è la pista di pattinaggio sul ghiaccio che si inaugurerà domenica pomeriggio, e la pista che rimarrà fino al 10 di gennaio al centro di Pineto. Poi ci sono tanti altri eventi, diciamo che domenica pomeriggio in via Cristoforo Colombo ci sarà una mostra di presepi organizzata dall'Associazione delle Vie dell'Arte, per continuare poi con tanti film per i ragazzi a partire dal 17. Da giovedì 17 dicembre, quasi ogni giovedì ci sarà un appuntamento con dei film, cartoni animati sul Natale. Concerti? Concerti, diciamo più che concerti, sì, è musica dal vivo di un paio di cover, Giovanotti Articoli 31, organizzata dall'Associazione Summer Smile, che si terrà diciamo nei pressi della loro sede, nella stazione, dove verrà allestita una tensa struttura. Quello che facciamo, perché sostanzialmente ci viene anche un po' chiesto, sia perché i cittadini vogliono rimanere anche a Pineto, però vogliono sicuramente trovare qualcosa, lo facciamo anche per le nostre attività, cioè non si fa un evento per il gusto di organizzare un evento, lo si fa per intrattenere, è sociale e nello stesso tempo economico. Oggi e domani invece dalle 15 alle 20 ad Isola del Gran Sasso, appuntamento con i mercatini di Natale. Non solo semplici bancarelle ed espositori, ma una o due giorni ricca di eventi dedicata sia agli adulti che ai bambini. Il 12 e il 13 dicembre ad Isola, due giorni per immergersi nelle atmosfere natalizie sul maestoso sfondo del Gran Sasso con i mercatini di Natale 2015. Musica e spettacoli, laboratori ludico-didattici, enogastronomia e tanto altro. Quest'anno più degli altri anni abbiamo pensato anche ai più piccoli. Ci saranno tre tipi di laboratori, quello di cioccolato che è stato già sperimentato lo scorso anno con grande successo, quest'anno ci sarà anche quello di pasta, con la pasta da zucchero, e soprattutto il laboratorio di riciclo creativo. Questo soprattutto perché da poche settimane a Isola è partita la raccolta differenziata, la raccolta porta a porta, e quindi si cercherà di sensibilizzare anche i più piccoli su questo argomento. Ad Isola del Gran Sasso, in occasione del Natale, c'è un'atmosfera magica, diciamo, dovuta alla presenza di questi mercatini di Natale, e tutto il centro storico si illumina di luci, colori, sapori, profumi, e quindi un'atmosfera bellissima. Anzi, io per questo voglio ringraziare anche tutte le associazioni del territorio che si adoperano ogni anno per, diciamo, la buona riuscita di questo evento. Un angolo dedicato alla solidarietà, perché ci sarà diciamo un angolo dedicato all'UNICEF, quindi con la pigotta dell'UNICEF e tutte le iniziative per aiutare tutti i bambini bisognosi del mondo. Sono molto soddisfatta perché c'è anche un nuovo servizio di hotspot, e quindi diciamo che nel centro storico tutti i turisti e i cittadini potranno usufruire di questo servizio e quindi accedere ad internet gratuitamente. E poi ne prevediamo l'installazione di un altro servizio hotspot presso il santuario di San Gabriele, quindi per rendere fruibile tale servizio anche ai pellegrini che vengono al santuario di San Gabriele. Ed ancora mercatini, stand gastronomici e tanto altro in Natale coi fiocchi, che si svolgerà il 18, 19 e 20 dicembre a Loreto Aprutino. 18, 19 e 20 dicembre a Loreto Aprutino ci sarà questa manifestazione Natale con i fiocchi. Assessore, di cosa si tratta in particolare? Ci sarà una manifestazione che riguarda un po' l'esposizione di prodotti tipici della nostra terra, del nostro territorio, e anche sia enogastronomici che riguardanti un po' la lobbistica. È una iniziativa che già è al secondo anno e noi siamo veramente soddisfatti con questo gruppo, noi dell'amministrazione, perché stanno promuovendo
promuovendo delle iniziative veramente importanti a livello di promozione di tutto il territorio dell'area vestina. Ci sarà anche in questa manifestazione Natale con i fiocchi la collaborazione di un gruppo di giovani di Loreto Prudì. È un evento che tende a ravvivare quelle che sono le aree interne, soprattutto in un periodo di crisi anche economica e dei territori che fanno fatica comunque ad andare avanti. Questo evento tende non soltanto a promuovere i prodotti tipici, ma a promuovere i territori, a ravvivare le aree interne, un paese come Loreto Prutino che spesso a volte viene messo un po' diciamo in secondo piano rispetto a quelle che possono essere città più grandi come Pescara oppure le città della costa. Quindi diciamo l'obiettivo più grande che noi promuoviamo insieme all'assessore, insieme al comune di Loreto Prutino, è quello di ravvivare un comune, di dargli nuova appunto vitalità, di far sì che i giovani possano organizzarsi sul territorio e coinvolgendo tutte le attività commerciali, facendo sì che le persone magari scelgano anche di comprare i propri regali di Natale non soltanto nei grandi centri commerciali ma anche all'interno del paese. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Pescara di scena, l'Adriatico Cornacchia, ore 15 contro la Virtus Entella, imbattuta da 12 partite. Ma per le ultimissime ci colleghiamo in diretta dal campo per noi, Paolo Renzetti. Paolo, a te la linea. Grazie Elisa, buon pomeriggio dallo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Mezz'ora esatta all'inizio di questa attesa sfida fra i biancazzurri e la formazione ligure che, come dicevi giustamente tu, è reduce da 12 risultati utili consecutivi, dunque un osso duro per il Pescara che vuole tornare alla vittoria dopo il KO di Brescia. Abbiamo le formazioni ufficiali, Elisa, che andiamo a leggere insieme. Partiamo dal Pescara, ci sono ghiotte sorprese nell'undici iniziale, 4-3-1-2 lo schieramento con Fiorillo che torna a difesa della porta biancazzura, poi Zampano, Bunozza, e questa è un'altra grossa novità, Zuparic e Crescenzi in difesa, Memusciai, Bruno e Benalì a centrocampo, Caprari sulla tre quarti e La Padula in avanti al fianco di Cocco, e questa è un'altra ghiotta novità per quanto riguarda la formazione del Pescara. Dunque Cocco dal primo minuto, così come Bunozza in panchina, Aresti, Sansovini, Mandragora, Selasi, Valoti, Mitrizza, Verre, Fiamozzi e Forte. Nel Pescara ricordiamo che mancano Fornasier, Campagnaro e Torreira. La Virtus Entella, guidata da Alfredo Aglietti, risponde con il 4-3-1-2 con Jacobucci, portiere pescarese, in porta, poi Belli, Ceccarelli, Pellisser e Keita in difesa, Troiano, Palermo e Volpe a centrocampo, Costa Ferrera, il trequartista, giocatore che qualche stagione fa ha militato nel Teramo. In avanti le due punte sono Cutolo, ex di turno, e Caputo. In panchina Paroni, Gerli, Zanon, Fatti, Jadid, altro ex biancazzurro, Jacoponi, Sportini, anche lui due stagioni fa a Pescara, Masucci e Petkovic. Dirige l'incontro il signor Daniele Martinelli di Roma 2, gli assistenti Matteo Bottegoni di Terni ed Emanuele Prenna di Molfetta, quarto uomo Eugenio Abbattista di Molfetta. C'è il sole a Pescara, fa caldo, sono previsti sugli spalti circa 7.000 spettatori. Per il momento è tutto dallo stadio Adriatico, a te la linea Elisa. Bene, grazie Paolo e buon lavoro. La Virtus Lanciano invece in trasferta al Paternio di Avellino, fischio d'inizio sempre alle ore 15. I ragazzi di D'Aversa sono obbligati a fare punti per smuovere la classifica. Ci colleghiamo in diretta per le ultimissime con Alessio Giancristofaro. Alessio. Sì, grazie Elisa, buon pomeriggio. Hai detto bene, Lanciano obbligato almeno a rialzare la china dopo il pesante KO interno mercoledì sera nel turno infrasettimanale di Serie B. Al cospetto della squadra frentana oggi c'è l'Avellino, c'è anche da fare i conti con insomma una rosa che ha subito, è stata decimata per quanto concerne le squalifiche. Oggi l'ex Vastola insieme a Di Cecco, il cui ricorso è stato respinto, rigettato proprio ieri, e Di Matteo sono gli squalificati della contesa. Non sono disponibili nemmeno Federico Amenta e Nicola Ferrari, e dunque oggi Roberto D'Aversa ha impostato un centrocampo inedito, anche un modulo tattico con delle pedine inedite. Ti do subito la formazione: Casadei tra i pali, la difesa a 4 con Pucino a destra, Aquilanti e Rigione centrale, Mammarella a sinistra. A centrocampo ci sono Bacinovic che torna dopo la squalifica assieme a Paghera, e molto probabilmente giocherà Federico Di Francesco come esterno di metà campo. Poi dietro le punte molto probabilmente Eric Lanini assieme ad Antonio Piccolo, mentre in avanti l'unico punto di riferimento è rappresentato da Guido Marilungo,
risponde l'Avellino con Fratelli tra i pali, Nica, Arini, Gavazzi, D'Angelo, Castaldo, Nitrianski, Insigne, Gidai, Chiosa e Trotta. Dirige la gara Ivano Pezzuto della sezione arbitrale di Lecce. Queste sono le formazioni. Elisa, ti restituirai la linea, poi ovviamente con Andrea Costantini seguiremo tutte le fasi della contesa. A te la linea. Grazie Alessio, buon lavoro anche a te. Adesso scendiamo in Lega Pro, partita difficile sotto il profilo psicologico per il Teramo che ospita la Pistoiese. Fischio d'inizio sempre alle ore 15, Vivarini squalificato seguirà dalla tribuna, ma per le ultimissime dal campo ci colleghiamo in diretta con Jacopo Forcella. Jacopo, a te la linea. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV6. Oggi giornata, hai detto, molto delicata per questa quindicesima giornata del campionato di Lega Pro, ovviamente il girone B, giornata soleggiata qui allo stadio Bonolis di Teramo, anche se la temperatura è quella che è evidentemente invernale. Andiamo subito a leggervi le informazioni che sono arrivate da poco. Teramo e Pistoiese con tantissimi problemi, hai detto bene, invece dall'altra parte Vivarini seguirà la partita dalla tribuna perché squalificato in panchina ci sarà il vice Fabrizio Giambardi. Dicevamo tanti problemi per la Pistoiese, infortuni anche i giocatori che sono un po' ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Albini, anche lui, diciamo, lui è davvero quasi all'ultima spiaggia a Pistoia. Andiamo a vedere le formazioni partendo ovviamente con la Pistoiese, dovrebbe essere un 4-3-1-2 che può diventare anche 4-4-2 per la formazione toscana. Iannarilli, l'ex Salernitano tre pali, difesa a 4 con Lanini, Dondoni, Basini e Falasco, a centrocampo San Martino, Vassallo e Zamonte con Petriccione che dovrebbe giocare le due punte di Nigaglia e Rovini, ma Petriccione potrebbe anche arretrare e giocare in mezzo con Vassallo, diventando una sorta di 4-4-2. Nessuna sorpresa invece in casa Teramo, modulo confermato 3-5-2 per la squadra di Vincenzo Vivarini, Conti tra i pali, Caivi, Speranza e Perrotta in difesa, a centrocampo da destra a sinistra Scipioni, Di Paolo, Antonio Amadio, Cencianelli e Dorazio che mentre va all'ottaggio con Cecchini. L'attacco è quello formato da Stefano Moreo e Victor da Silva, il brasiliano da Silva in panchina accanto a Fabrizio Zambardi, come detto vanno D'Arduzzo, Cecchini, Antonello, Vittorini, Brugaletta, Loreti, Palma, Calvano, Falucci, Lenoci, Petrella e Monni. L'arbitro dell'incontro è Alessandro Pietro Paolo di Modena, gli assistenti Giuseppe Maccazzino di Rimini e Pierluigi Mattei di Brindisi. Una notazione, le squadre intanto sono in campo per il concetto di riscaldamento, una notazione di cronaca la facciamo perché appena entrati all'interno dello stadio Gaetano Bonolis la cosa che saltava agli occhi era il cartello che campeggiava di fronte al box dove di solito si siede il presidente Luciano Campinelli con su scritto giù le mani da Vivarini, un messaggio chiaro da parte di una parte della tifoseria biancorossa che ovviamente non ha gradito le ultime esternazioni del patron biancorosso proprio contro il tecnico di Ari. Come detto, squadre che sono in campo per il riscaldamento, per il momento è tutto, Lisa, ti restituisco la linea. Grazie Jacopo, grazie e buon lavoro anche a te. Adesso parliamo dell'Aquila perché oggi ospita al Fattori, sempre alle ore 15, il Rimini. E ne parliamo con Gianmarco Menga. Gianmarco. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Già in collegamento dal Fattori, mezz'ora scarsa all'inizio dell'Aquila Rimini. Subito le formazioni, senza perdere tempo, 3-5-2 per l'Aquila. Come annunciato alla vigilia, Savelloni tra i pali, in virtù della squalifica di Zandrini, quindi Bigoni, Maccarone e Cosentini a comporre il trio difensivo, da destra San Domenico, Triarico, Manuel Mancini che torna dalla squalifica, Milicevic e Piva a sinistra, davanti tornano titolari entrambi dal primo minuto, Perna e De Sosa, in panchina Mattias Funari delle giovanili appunto per la squalifica di Zandrini, va lui, classe 98 in panchina, 15 anni, Di Mercurio, Anderson, Giannascoli, Palestini, Benzaglia, De Francesco, Stivaletta, Andrea Mancini e Ceccarelli. Risponde il Rimini di Oscar Brevi che è reduce dalla sconfitta nella derby con il Sant'Arcangelo con Anacoura in porta, quindi Bariti, Marin, Di Maio, uno dei due ex, Todisco, Martinelli, Torelli, Esposito, Della Rocca, Ragazzu e Lisi. Potrebbe essere anche per il Rimini un 3-5-2 praticamente a specchio. In panchina Ferrari, Varutti, Mazzocchi, Cumì,
Albertini, Polidori, Ricciuti, Galli e Bifulco. Non figura dunque Ivan Pedrelli, annunciato, era il secondo ex di turno, giocò qui l'anno scorso, problemi muscolari lo hanno bloccato. Ricordiamo anche l'arbitro della gara, Giovanni Luciano, della sezione di Lamezia Terme. Chiudo dicendo, pochissimi spettatori finora sugli spalti, clima rigido in pieno inverno qui all'Aquila, anche se non ci sono nuvole. A te. Bene, grazie Gianmarco, buon lavoro anche a te. Quindi prima di chiudere ricordo l'appuntamento tra pochissimo con Diretta Stadio. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.